Hey coach, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in un nuovo video spacchettamenti per Inazuma Eleven SD. Dopo il piccolo rantolo del video sfogo su Inazuma Eleven SD, oggi si torna con un po' di spacchettamenti. Vorrei provare a slottare sempre Goenji, però ho anche qualche altro bigliettino che andremo assolutamente ad usare. Potrei anche arrivare a fine mese e prendere anche il biglietto del midfielder, del centrocampista. Ma no, non voglio aspettare, quindi voglio slottare subitissimo. Avremo per l'evento Oden, abbiamo i tre principali che sono Zanark, Shu e Hakuryu, o Bailong e Tezcat, sì. Però io vorrei sempre trovare Goenji, Axel Blaze. Come si fa? Non si fa, si prova a cercare quelli dell'evento, che sostanzialmente sono più forti di Axel, ma in questo gioco anche lo sono, abbiamo seguito il filone principale di Inazuma Eleven. Quindi, se abbiamo seguito il filone principale, Bailong dovrebbe essere Dio sceso in terra. Proviamo a cercarlo. Una è gratis subito allora. Prego. Trovare ovviamente una rara con quella gratis è quasi impossibile. Si può fare, ma proprio tirata, tirata, tirata. È normale. Vai, mi fido di te. Bassina. Potrebbero uscire anche dell'argento quando la palla è bassa. Non escono, ma spacchettiamo tutto. Allora, Golem B. No, perché mi sarebbe piaciuto avere Jack, che è potentissimo. Jack. Però devo rivalutare Golem. B. Oh, Afrodi B. Questo mi piace molto. Avendo già però il carissimo Asuto e il carissimo Kozomaru in squadra, rango B, poi Asuto è a rango S, ma è un altro conto. Kozomaru è rango B e ho Triangolo Z e Tormenta di Fuoco con lui che faccio in combo con Asuto, quindi. Però Afrodi è forte comunque. Facciamo un altro paio di slottate per Bailong, poi ci muoviamo su quelle singole con i biglietti. Niente. Gento però, sono fiducioso di una mi pare. Allora, molto molto buono, molto molto buono. Abbiamo un altro Golem, ok, e abbiamo un altro King. È il secondo King che trovo, il che depone assolutamente a favore. Vai, penultima slottata per Bailong. Che poi ragazzi, il video dell'altro giorno io ho omesso un particolare. Non è che puoi trovare solo 50 monete se completi tutti quanti gli obiettivi della partita. Ci sono rare eccezioni in cui ne trovi 120 o 300. Ma una volta finite, devi completare tutti gli obiettivi. Non l'ho detto nel video, ma un altro Afrodi, perfetto, mi piace molto. L'ultima da 300 e poi ci muoviamo sulle singole. Io ho trovato online gente che già aveva Bailong, Zanark e Shu in squadra, tutti e tre, e hanno perso miseramente perché probabilmente non li hanno allenati. Oh, l'ultima da argento. Bello lui. Rank up addirittura, perfetto. Cioè. Perfetto fino a un certo punto, perché devo spenderci i punti passione per farlo salire di livello, ma che poi tornerebbe a zero, ma non l'ho mai allenato, quindi va benissimo. Iniziamo quindi con l'attaccante. Vediamo un po'. Abbiamo loro due. Possiamo trovare anche Aizaki. Fammi un attimo vedere le statistiche tra Aizaki. Aizaki tra i tre è quello che ha il tiro più potente, di poco ma ce l'ha più potente, quindi uno cerca sempre l'attaccante più forte. Ne ho solo una e utilizziamola. Non mi aspetto assolutamente di trovare Aizaki, ma Amber Elliott si chiama nel doppiaggio? Non lo sto seguendo il doppiaggio italiano perché avendolo visto da poco, Ares, ora non sono assolutamente interessato a rivederlo. Hitmore europeo? Europeo, americano, che non si sa neanche più veramente, dato che il prodotto sta venendo ridistribuito anche in America, non si sa da quale continente abbiano scelto i nomi. Masak che già ce l'ho, rango D mi sembra.
Mizuka Miya, che lo vorrei assolutamente. Kazemaru, ne ho 4 di Kazemaru. Tra rango S, rango A, rango E, rango B. Abbiamo difesa 53. Non male. Ma Mizuka Miya. Mansak Pro tra i tre è il mio preferito. Però io devo vincere le partite. Quindi andiamo su Mansak. Non mi interessa vincere a tutti i costi. Voglio solo il mio personaggio preferito della nuova serie di Ares e Orion. Che poi lui anche in Orion. Quindi 100%. Vai. Bassa. Anche questa era bassa, eh. Attenzione rossa. Rango B. Rango C. Kazemaru, proprio quello che non ho selezionato. Però, dato che ce l'ho a rango S, mi sale di livello. Non so, ragazzi, fare la squadra è qualcosa di particolare. La cosa bella è che ho Nishikage rango S e trovarne un altro non farebbe altro che potenziarmi il mio. Però, cavoli. Lui ha di catchy 61, mentre lui ce l'ha a 61. Oh, aspetta! Aspetta allora. È il portiere più forte del gioco. Endo Mamoru. Ah, però lui vince a parità, vince Endo. Cioè, se andiamo a controllare a parità di punti, vince Endo perché ne ha più di tutti. Tranne il catch, la parata che sta a 60. A questo punto, allora, io. Tanto non va a caso. Se scelgo Endo, mi capiterà sicuramente Nishikage. Quindi scegliamo Endo. Perché non c'entra alla fine. Basta anche questa. Perché non c'entra alla fine quale personaggio selezioni. Ti va a caso, abbiamo appena visto. Norika. Io Norika ti voglio tutto il bene del mondo. Però non ti userò mai, mi dispiace. Va bene, le slottate finiscono qui. Non sono state malaccio. Mi accontento questa volta. Ho trovato anche Afrodi rango B, Golem rango B. Insomma, wow, è andata molto bene. Infatti vediamo qui come trovare i ranghi. Ranghi B nulla, vabbè. Rango C 25%, rango A 4, S 1 e 70, è giusto, normale. Però non ci sono ranghi B. Quindi, se ti va male, peggio per te. O C o E se ti deve proprio andare male. Bene Cuggi, per questo piccolo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre nel prossimo video, bye bye!